Anche noi prepareremo un dolce a base di ricotta. Ma, quale, Anna? Ma noi facciamo le cassatine, pensa. Le cassatine. Sono ghiotto di cassatine. Ma davvero? Sì, e so anche gli ingredienti, adesso ve li dico. Ci vuole una palla di pasta frolla, 300 g di ricotta dolce, pezzettini di pan di Spagna e gocce di cioccolato. Allora Davide, guarda, la pasta frolla ce l'abbiamo, la pasta frolla ce l'abbiamo pronta, però io voglio insegnarti a te una ricetta semplicissima di pasta frolla, anche per le nostre amiche a casa. Tu hai presente una piramide? Sì. Un triangolo? Sì. Allora, all'inizio sopra noi abbiamo un ovo intero. Sì. Sotto abbiamo 100 g di burro. Sì. Sotto ancora abbiamo 100 g di zucchero. Sì. Sotto ancora abbiamo 200 g di farina. Ma guarda. E questa è la pasta frolla. Carina questa formula, bella. Poi mettiamo un pizzico di sale, un pochettino di limone grattugiato. E questa l'hai fatta così? Sì, esatto. Molto bene, guardate così. Come viene bene. Davide, adesso ti insegno un trucco. Prendi della carta forno. Sì, carta forno, sì. Eccola qua. Perfetto, tagliamene un pezzo. Va bene, te ne taglio un pezzo. Sì, così. Va benissimo, d'accordo. Poi prendi anche un po' di farina dietro, per certo. favore. Certo, un po' di farina. Sì. Questa. Eccola qui. Ok, adesso noi dobbiamo stendere la pasta sfoglia, diciamo lo spessore di 3 mm 4. Ah però, quindi sì. bella bassa. Sì, bella bassa, sì, perché dovremo andare a foderare, tesoro, i nostri stampini, vedi? Ho che capito. Abbiamo già imburrato. Certo. Senti Davide, tu che sei più forte di me. Sì. Ma vuoi dare una bella botta? Dammi che lo facciamo subito. Dai. In modo tale che la facciamo rapidamente, bella sottile. Bella, sottile. Dai, vai. Eccolo. Sottiliere nostro cammina, dai, io te lo dico. Lo so che cammina, bisogna. E infatti, per stendere la pasta sfoglia bisogna essere in due. Guarda, però qua. Ci siamo, guarda. Ci siamo. Guarda qua, dai. Adesso dobbiamo avvolgere il mattarello. No, no, che avvolgere il mattarello? Mica stiamo facendo le fettuccine, Davide. Adesso prendi coppa pasta. Quale? Ne abbiamo tre. Guarda, vediamo quale ci servirà. Guarda, questo per me. Forse sì. Vediamo. Questo. Proviamo. Proviamo. È quello? Non te lo so dire. Vedi un po'. Prova un po'. Qui bisogna essere in due per questa ricetta, già. Ma capito. Che? Ma che in due, qua. Dai. Va sì. bene? Va bene, allora tagliamo tutti, dai, facciamone quattro. Tutti. Va bene. Questo deve arrivare fino in alto? Sì. Va bene. Così lo facciamo bene Perfetto. Fino in alto. Lo metto dentro? Sì. Senti, intanto io mi preparo la ricotta dolce. Brava, la ricotta. Io li fodero, guarda, tu prepara la ricotta, io li fodero tutti e quattro. Sì, bravo. Vedi che stai cominciando a capire qualcosa. Sì. Questo è fatto, l'ultimo. Questa mi basta, Va bene. È fatto bene, tutti e quattro. Anna, un momento perché me ne manca uno. Ma però vedi che, però, vabbè. No, non sei d'accordo? Ma cos'è che non ti piace? Vabbè, non ho problemi. Taglia, va che Guarda. Fai uno spreco di pasta che non finisce più, non vai vicino. Ma io poi questa pasta, Anna, noi possiamo rimpastarla e a questo punto ci facciamo i biscottini. Certo. È giusto? Uh-huh. Allora, guarda, lasciamo i dischi, cioè i coperchi, va bene? Così. Ne hai fatti quattro. Guarda, bene che fatto. Questa facciamo i biscottini. Poi facciamo i biscotti, ci mettiamo pure un po' di cioccolato cacao in polvere, facciamo bianchi e neri. Va bene, d'accordo. Allora, adesso io occupiamoci delle cassatine. Del ripieno. Sì. Allora, qui ho la ricotta dolce, giusto? Ci mettiamo delle gocce di cioccolato. Tu alla base mi devi mettere del pan di Spagna. Va bene. Sai perché mettiamo il pan di Spagna? No. Perché questa è umida. Così il pan di Spagna assorbe l'umidità. Certo, dimmi se ti va bene così, Mettene un pochino, Va bene così. Perfetto. Anche qui. Eccolo. Va bene. Ecco, adesso la metti dentro a cucchiaiate. Sì. E poi queste finiscono in forno? Finiscono in forno, pigiamo questo, Pigiamo bene sotto. Ah, ho capito, va bene. Mm. Sì. Molto bene. Senti,
Nella teglia ci dobbiamo mettere la carta da forno? No, non serve assolutamente. No, perché abbiamo l'alluminio. No. Dei Senti, tirottini. Questi li facciamo belle belle piene, Davide. Sì. Mi prendi un altro cucchiaio pulito per cortesia? Sì. Un altro cucchiaio pulito, eccolo qua. Ecco, spingi bene bene tu. Va bene. Così. Senti, e ci mettiamo sopra il coperchio? Certo. Lo faccio? Sì, vai, vai. Allora. Fammi vedere quanto sei diventato bravo. Così. Va bene così? Ma chiudilo bene tesoro. No, adesso lo chiudo bene. Aspetta, Anna. Dammi il tempo. Io ti lascio tutto fare quello che vuoi. Sì e no. Adesso allora li disponiamo nella nostra teglia. Io vedo forno. Il forno, questo sì. È giusto, Sì, ci siamo. Caldo giusto. Bene. Coperchio dell'ultimo. Perfetto. Anna, siamo pronti. Perfetto. Li metto dentro, dai. Dai. Così, li mettiamo qua, sì, uno perfetto. Qui, uno qui, l'altro qui, siamo a posto. Allora, a 180 gradi, forno già caldo, diciamo 30 minuti, finché sono belli coloriti, non li togliete prima, eh? Senti, sopra, sotto, in mezzo? Sempre in mezzo. Sempre in forno mezzo. Forno statico. Forno statico. Per Chi carità. Ha quello ventilato non può fare questo dolce. No, perché il ventilato serve che asciuga. Ecco. Mentre loro cuociono, posso fare il riassunto per i nostri amici Certamente. A casa? Troppo buona. Abbiamo steso la pasta frolla, poi con un coppa pasta abbiamo ricavato dei dischi di pasta frolla con i quali abbiamo foderato gli stampini. A questo punto, sulla base, ho messo i pezzetti di pan di Spagna. Poi Anna ha aggiunto la crema di ricotta dolce mescolata con le gocce di cioccolato. A questo punto abbiamo chiuso con altri dischi di pasta frolla e infine abbiamo cotto le cassatine in forno per 30 minuti a 180 gradi. E a questo punto, Anna? Possiamo togliere le nostre cassettine dal forno. Prendo un piatto di portata. Sì. Sì. Prendo un bel piatto colorato, carino. Dunque, un piatto colorato carino, dici tu, eh? Di che colore sono? Perfette. Sono chiare. Guarda, ne prendo uno. Ne prendo uno violetto. Va bene, violetto. Che sono caduti i piatti e che sarà mai in qualche è un miracolo che tu non me li abbia tirati i piatti, sono caduti da soli. Questo è bellissimo, prendiamo questo, prendi la tovaglietta. Meglio che sto zitta, signore mio, devo stare zitta io. Avanti. Una cosa che fa non combina mai una cosa fatta bene. Guarda qui, guarda che bella tovaglietta, come sta bene col piatto viola. Le cassatine, Anna. Ma adesso ti sei messa di cattivo umore per due piatti che sono caduti. Bene, tagliala, va. Come lo taglio? A metà. Va bene, a metà. Eccola qua. Adesso se la rompo sono nei guai. Guarda, belle. Carine, ti piacciono? Sì, fammi sentire se sono buone. Sì. Attenzione. Sono buone? Mm. Brava!